Avete mai sentito parlare di Oscar, il gatto dell'ospizio? Con il suo muso simpatico e i suoi occhioni, Oscar non è solo un gatto incredibilmente dolce, ma è anche incredibilmente intuitivo e talentuoso e offre amore e conforto a coloro che ne hanno più bisogno. La sua presenza calma e mette a proprio agio i pazienti e fa capire loro che non sono soli nei loro ultimi momenti di vita. Oscar è diventato famoso per la sua capacità di individuare e confortare i pazienti che presto moriranno, una sorta di tenero angelo della morte a quattro zampe. Questa è la sua incredibile storia, ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, eh? Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Una casa di riposo del dottor David Dosa di Providence, capitale dello stato americano del Rhode Island, vanta tra lo staff un membro molto speciale e davvero unico nel suo genere, il gatto Oscar. Il dottor Dosa, medico geriatrico e a capo della struttura, è rimasto affascinato dalle qualità sorprendenti di Oscar la prima volta che l'ha incontrato nel 2005. Spiega inizialmente che Oscar era un gatto molto spaventato e timido. Non gli piaceva stare in mezzo alla gente, se ne stava da solo, rintanato spesso nell'armadietto delle provviste, nello sgabuzzino o sotto un letto vuoto. Era solo quando un paziente era vicino alla morte che Oscar lasciava il suo nascondiglio e andava da lui. E come faccio a capire quale paziente sta per morire prima ancora dei medici? È per tutti ancora un mistero. Ha iniziato la sua carriera nella casa di riposo come un gatto da pet therapy. Era lì per dare conforto ai pazienti affetti da demenza. La demenza è una malattia terribile e i pazienti della casa di riposo del dottor Dosa sono in condizioni così gravi da non poter parlare. Non riconoscono i propri cari e trascorrono gli ultimi giorni incerti e confusi da ciò che accade intorno a loro. È un momento doloroso per tutti guardare i propri cari in un tale stato. Il dottor Dosa ha raccontato di come si sono accorti di questo particolare talento di Oscar. Era un gatto timido e solitario, passava tutto il tempo da solo, spesso nascosto, fino a quando non sentiva che c'era un paziente nelle vicinanze che presto sarebbe morto. A quel punto usciva dal suo nascondiglio e vagava per i corridoi della struttura finché non trovava la stanza di questo paziente. Saltava sul letto, si strusciava sul paziente e sedeva al suo capezzale fino a quando il paziente non esalava l'ultimo respiro. In poco tempo ci siamo resi conto che non potevano essere tutte coincidenze. Parliamo di numeri come 30 morti. Tutti i pazienti da cui andava Oscar avevano solo poche ore di vita. A quel punto tutti hanno iniziato a rendersi conto di quanto questo gatto sia unico nel suo genere. Tutto il personale è rimasto sbalordito nel vedere con quanta precisione Oscar fosse in grado di predire la morte dei pazienti. E sebbene questa idea di un animale che predice la morte possa sembrare raccapricciante per alcuni, coloro che conoscono Oscar in realtà traggono un enorme conforto nel sapere che esiste. Spesso i pazienti della casa di cura muoiono da soli e le loro famiglie si perdono i loro ultimi momenti sulla terra. Ovviamente le famiglie hanno trovato grande conforto nel sapere che Oscar avrebbe potuto essere lì quando i loro cari sono morti. Speravano che Oscar avesse fornito conforto ai loro cari e li avesse aiutati a morire in pace e serenità. In un primo momento, il dottor Dosa era preoccupato che le famiglie potessero vedere Oscar come una sorta di angelo della morte e fossero scoraggiate dalla comparsa del gatto. Era preoccupato che nessuna delle famiglie avrebbe voluto Oscar nell'edificio, tantomeno nella stanza con i loro cari malati. Alla fine è stato così sollevato nel vedere che non è così. Anzi, Oscar è diventato famoso in tutto il mondo nel 2007, quando il dottor Dosa ha scritto un saggio su di lui sul prestigioso New England Journal of Medicine. Il dottor Dosa ha descritto come Oscar sta aiutando i pazienti e come le cose abbiano preso una svolta del tutto inaspettata. Le famiglie e molti membri dello staff vedono Oscar come una presenza confortante e amorevole, tanto che il nome di Oscar è apparso in alcuni necrologi presentati dalle famiglie. Le famiglie sono state chiaramente così toccate dalla presenza di Oscar che hanno voluto onorarlo nel ricordare i loro cari. Forse stanno semplicemente vedendo quello che vogliono vedere, ma
Quello che vedono è un conforto in un momento davvero difficile della loro vita, spiega il dottor Dosa. Oscar si nascondeva oppure camminava da una stanza all'altra, annusava l'aria e guardava i pazienti, ma in realtà non passava del tempo con nessuno. Si accontentava di girovagare per i corridoi finché non si rendeva conto che stava per succedere qualcosa che solo lui poteva percepire. Il personale continuava a trovare Oscar con i pazienti che avevano solo poche ore di vita. Alla fine le visite di Oscar erano diventate così accurate che i medici stavano iniziando ad usare la sua presenza come una sorta di sveglia per quando avrebbero dovuto avvisare le famiglie. Se il personale nota che Oscar è accanto ad un paziente, questo è il segnale che il paziente presto morirà. Generalmente questi pazienti sono troppo malati per accorgersi che Oscar c'è, ma la speranza è che possano ancora avvertire la sua presenza. Il dottor Dosa racconta persino una storia in cui Oscar aveva dimostrato una conoscenza medica migliore degli infermieri. C'era un paziente che gli infermieri pensavano fosse vicino alla morte. Questo paziente era gravemente malato e sembrava che non ce l'avrebbe fatta a superare le prossime ore. Così gli infermieri hanno perquisito l'edificio in cerca di Oscar e lo hanno portato nella stanza del paziente. L'hanno messo sul letto del paziente, ma lui è scappato. Qualunque cosa facessero per riportarlo lì, Oscar non voleva rimanere nella stanza. Il personale pensava che questo significasse che la sua lunga discia di colpi sicuri era finita. Non riuscivano a capire perché Oscar non volesse stare con quel paziente. Beh, alla fine è venuto fuori che Oscar sapeva cosa stava succedendo meglio di medici ed infermieri. Il paziente ha vissuto per altri 2 giorni e al momento della sua morte Oscar è tornato da solo da lui. Il dottor Dosa è stato così ispirato da Oscar e dal suo singolare comportamento che ha anche scritto un libro che raccontava in dettaglio le loro storie insieme. Nonostante sia un medico e un uomo di scienza, il dottor Dosa non cerca di spiegare scientificamente come faccia Oscar a percepire la morte imminente. Ha comunque alcune teorie. Una secondo cui il gatto sta semplicemente imitando i medici e gli infermieri che lo hanno allevato. D'altronde lui è arrivato alla casa di riposo che era ancora un cucciolo. Mentre l'altra teoria è che Oscar potrebbe essere in grado di annusare l'odore delle cellule morenti dei pazienti, cosa di cui alcuni medici e scienziati hanno parlato anche in passato, sostenendo che i cani siano in grado di rilevare il cancro semplicemente usando l'olfatto. Il dottor Dosa spiega che ha imparato molto guardando Oscar nel corso degli anni, ha imparato a vivere il momento e a cercare di essere presente il più possibile, lezione di vita che gli hanno insegnato anche i numerosi pazienti che ha avuto nel corso della sua carriera. C'è il paziente che si riprende quel tanto che basta per camminare nel corridoio tenendo la mano di una persona cara che presto dimenticherà di nuovo. In quel momento il paziente è in pura felicità. Non pensa a cosa accadrà domani o il giorno dopo ancora. Si vive e si gode semplicemente il momento. Dice. Il medico spera che quando arriverà il suo momento anche lui sarà così fortunato da avere accanto qualcuno come Oscar. Qualcuno che sappia cosa sta per succedere e che si assicuri che il paziente non sia solo quando esala i suoi ultimi respiri. Ricordo una donna che passò 3 giorni di fila al capezzale di sua madre, racconta il dottor Dosa. Non voleva lasciarla perché non voleva che morisse da sola. Alla fine gli infermieri hanno dovuto quasi obbligarla ad andare a casa e prendersi almeno qualche ora di riposo. Come spesso accade, continua il medico, la tragedia ha colpito proprio quando lei non c'era e la paziente era sola. Questa signora era disperata, terrorizzata al pensiero che sua madre fosse stata da sola nei suoi ultimi momenti. Poi le abbiamo detto di Oscar e lei ha cominciato a sorridere tra le lacrime. Sapeva che sua madre non era morta da sola, che c'era Oscar lì con lei. Questo è tutto per oggi. Grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia. Ciao!